L'idea di creare a Milano un museo della scienza e della tecnica risale agli anni 30, ma solo nel 1942, grazie all'impegno e alla perseveranza dell'industriale Guido Ucelli, fu costituita la Fondazione Museo Nazionale della Tecnica e dell'Industria. Nel 1947 venne individuata come sede delle esposizioni il convento dei frati olivetani di via San Vittore, che era stato gravemente danneggiato dai bombardamenti nel 1943. Iniziarono i lavori di ristrutturazione e il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci venne finalmente inaugurato il 15 febbraio 1953. Oggi è uno dei più importanti science center d'Italia, non un mero contenitore di oggetti storici, ma luogo in cui è possibile sperimentare di persona, toccare con mano. Una vera e propria palestra del ragionamento scientifico. Qui la scienza è a portata di mano, accessibile a tutti. Infatti, oltre alla conservazione e alla ricerca, l'educazione è uno degli obiettivi fondamentali del Museo da Vinci. La scienza si svela grazie alle visite guidate, ai laboratori interattivi, in cui il visitatore è incoraggiato a utilizzare le proprie conoscenze e la propria curiosità per esplorare gli oggetti e interpretare i fenomeni. Il museo crede infatti nella cosiddetta educazione informale, basata sulla volontarietà delle scelte. Le collezioni e le attività sono organizzate in 7 dipartimenti: materiali, trasporti, energia, comunicazione, Leonardo arte e scienza, nuove frontiere, scienze per l'infanzia. Aggirandosi per le sale del museo ci si imbatte in oggetti inconsueti come questo odometro, padre dell'odierno contachilometri, o il teodolite ripetitore, uno strumento ottico a cannocchiale usato per i rilievi geodetici e topografici. Questo settore equatoriale di Sisson è un classico telescopio rifrattore. Venne usato nel 1781 da Barnaba Oriani per il calcolo dell'orbita di Urano e grazie a esso nel 1861 Giovanni Schiaparelli scoprì il pianetino Hesperia. È difficile non notare il pendolo di Foucault sospeso al soffitto della sala dedicata all'astronomia. Se la voglia di provare a usare una sfera armillare deve essere soppressa, possiamo invece sperimentare di persona come funziona la trasmissione e la ricezione radio. Qui abbiamo un'antenna che simula una stazione trasmittente da cui viene emessa una stazione radio qualsiasi e qui avete una stazione ricevente che non è nient'altro che la vostra radio di casa con cui voi ascoltate la vostra stazione preferita, i vostri programmi preferiti. Adesso non c'è niente in mezzo, per cui il segnale viene propagato perfettamente. Voi ascoltate, qui viene trasmesso, qui voi ascoltate. Qui in mezzo abbiamo diversi materiali che creano un ostacolo tra la stazione trasmittente e quella ricevente. In base al tipo di ostacolo, il segnale può essere attenuato o meno, in questo caso nella plastica non ferma niente. Viceversa, l'acqua è un ottimo isolante per le onde radio. Infatti vedete che il segnale è completamente azzerato. E questo con un sottilissimo strato di acqua. Basta pochissimo per fermare le onde radio. Le nostre case, che tipicamente sono fatte di mattone, invece non fermano il segnale, tant'è vero che anche in camera vostra, in cucina, in casa, potete ascoltare la radio e il segnale, come vedete, rimane buono. Nella sezione dedicata alle telecomunicazioni si ripercorre la storia degli strumenti per comunicare a distanza. A partire dall'invenzione della pila di Alessandro Volta nel 1799, primo strumento in grado di produrre corrente elettrica in modo ininterrotto, che ha aperto le porte alle rivoluzionarie scoperte sull'elettricità che segnarono l'Ottocento,
inizia un affascinante viaggio nella storia delle telecomunicazioni, dal telegrafo al telefono. Dalla radio alla televisione. Questo è il famoso prototipo del detector magnetico in scatola di sigari di Guglielmo Marconi. Nel 1902 fu sperimentato sulla nave Carlo Alberto, nel tratto di mare tra Cagliari e La Spezia. Ricevendo un segnale trasmesso da Poldu, in Cornovaglia, dimostrò la capacità delle onde radio di superare grandi ostacoli e vaste porzioni di terra. È difficile per i non addetti ai lavori riconoscere in questo oggetto il prototipo dei televisori. Il suo inventore, il fisico inglese John Logie Baird, che negli anni 20 dimostrò la possibilità di trasmettere immagini a lunga distanza, può essere a buon diritto definito il padre della televisione. Di questi televisori, in Inghilterra ne furono venduti un migliaio al prezzo di 26 sterline. Non manca di stupire il pantelegrafo, l'antenato del fax. Questo ingegnoso sistema, inventato dall'abate Giovanni Caselli nel 1855, era in grado di riprodurre a distanza qualunque segno, caratteri, linee, immagini, effettuando una scansione per linee successive. Il disegno da inviare era tracciato su un foglio metallico con un inchiostro elettricamente isolante. Un pennino collegato alla linea telegrafica esplorava tutto il foglio riga per riga, chiudendo il circuito dove l'inchiostro era assente e aprendolo in corrispondenza dell'immagine. Nell'apparato ricevente era riprodotto lo stesso percorso di scansione del pennino su un foglio di carta trattato chimicamente, in modo che al passaggio della corrente elettrica, grazie a una reazione elettrochimica, la carta si anneriva e dunque si riproduceva il disegno originale. I due apparati, ciascuno in grado di operare sia da trasmettitore che da ricevitore, dovevano naturalmente muoversi in perfetta sincronia. Per questo motivo c'erano due pendoli, la cui oscillazione era sincronizzata per mezzo di impulsi elettrici inviati sulla stessa linea di trasmissione. Se il pantelegrafo poteva riprodurre le immagini, il fonografo, inventato da Thomas Edison nel 1877, poteva riprodurre e registrare il suono. Dal fonografo al moderno DVD Blu-ray, di strada ne è stata fatta, e tanta. Ma che differenza c'è tra un vecchio disco in vinile, una musicassetta e un CD? Per scoprirlo c'è una stanza di ascolto in cui un software interattivo permette di ricostruire una catena del suono, scegliendo la sorgente, il riproduttore, l'elaboratore, l'amplificatore e il diffusore. E qui possiamo finalmente ascoltare il nostro vinile e il nostro CD. Il primo è un supporto analogico del suono, quindi la musica viene incisa esattamente com'è, cioè si prende praticamente l'onda sonora e questa viene rappresentata con i solchi che ci sono sulla superficie del vinile. Viceversa, il CD ha un supporto digitale, quindi la musica è rappresentata da una sequenza di 0-1 che poi vengono ripresi dal lettore CD, vengono ritrasformati nel brano originale che possiamo ascoltare. Qua possiamo ascoltare, possiamo utilizzare questo computer per poter proprio ascoltare anche un vinile e un CD e sentire e percepire anche proprio la differenza di ascolto che c'è tra i due supporti. Nel caso del vinile, dove una puntina passa fisicamente sui solchi del disco e quindi tende anche a rovinare la superficie, il suono rischia di essere come in questo caso, quindi con dei graffi che producono appunto questo scricchiolio di sottofondo. Viceversa, se andiamo a prendere un CD, il suono è molto più pulito, perché il lettore, che non è nient'altro che una luce laser, non agisce direttamente sul CD e quindi non lo consuma. Il supporto è ipoteticamente eterno e il suono è molto più pulito, come potete ascoltare in questo caso. Continuando il giro nelle sale dedicate al suono, dopo aver attraversato una galleria dedicata agli strumenti musicali, eccoci nel laboratorio del liutaio. Qui è riprodotto a grandezza naturale l'ambiente di lavoro di un liutaio del XVIII secolo ed è possibile scoprire con quali legni si costruiscono i violini e cosa rende unici e irripetibili questi strumenti. Altro esempio di musealizzazione di ambienti originali
è la bottega di Bertolla, che originariamente si trovava a Mocenigo di Rumo, in Trentino. L'orologiaio Antonio Bartolomeo Bertolla vi lavorò fino alla sua morte nel 1789 e questo è l'ultimo orologio che ha costruito. Nella galleria dedicata a Leonardo da Vinci sono esposti disegni e modelli delle sue macchine, alcuni dei quali realizzati per festeggiare il quinto centenario della nascita del genio nel 1952. In quell'occasione un gruppo di esperti venne incaricato di studiare i manoscritti vinciani per poter realizzare i modelli delle macchine che vi erano descritte. Venne costruito così, ad esempio, basandosi su un disegno che risale probabilmente al 1493, questo modello di mulino a cilindri multipli, un mulino dotato di ben 32 macine azionate da una sola forza motrice. Nella galleria, i 27 modelli esposti sono un esempio dei molteplici interessi di Leonardo, dall'arte militare all'idraulica, dalla meccanica al volo, dall'anatomia all'ottica. Dalle macchine di Leonardo passiamo alle macchine usate nell'estrazione del petrolio. Siamo nella sezione dedicata all'energia. Qui si ripercorrono le varie fasi di esplorazione, estrazione e raffinazione del petrolio e grazie agli Exhibit è possibile sperimentare di persona che il petrolio non è tutto uguale, ma varia per composizione chimica e per proprietà fisiche. In questo Exhibit ci sono tre cilindri con tre liquidi diversi. Acqua al centro, olio di semi da questa parte e alcol dall'altra parte. Noi abbiamo immerso delle palline, quelle nere hanno petrolio e sono tre petroli diversi. In acqua i tre petroli vanno a galla, questo perché la densità del petrolio è minore di quella dell'acqua. Però se immergiamo le palline in olio si vede una cosa diversa, una pallina va a fondo. Segno che quella pallina ha un petrolio più denso dell'olio di semi. Nell'altra invece, nell'alcol, due palline vanno a fondo. Ci sono dei petroli che hanno una densità superiore a quella dell'alcol. Questo proprio perché i petroli hanno una gamma di densità molto ampia, quindi sono anche molto diversi. Però in genere sono tutti meno densi dell'acqua. Dalla lavorazione del petrolio si ottengono anche i materiali polimerici come la plastica e la gomma. Ma quante sono le materie plastiche e quanti tipi di gomma ci sono? In una polimeroteca è possibile toccare i diversi materiali e scoprirne le differenze. Il viaggio nei materiali polimerici continua con le sostanze adesive. Si nascondono ovunque, come dimostra questo gioco interattivo. Non solo si trovano in posti insospettabili, ma sono colle anche materie insospettate come l'amido di mais o la farina di frumento. Ce ne sono di fortissime, in grado di reggere decine di chili, e di più leggere, come quelle usate per i post-it. Le sezioni espositive del museo continuano col padiglione ferroviario, in cui si ripercorrono 100 anni di evoluzione del trasporto su rotaia a partire dalla seconda metà dell'Ottocento. Di particolare interesse questa GR691, una delle locomotive a vapore più veloci mai costruite dalle ferrovie italiane. Proprio per la sua velocità venne ribattezzata Nuvolari, dal nome del mitico pilota automobilistico. Nel padiglione aeronavale, oltre a una serie di modellini, sono custoditi la nave scuola Ebe e una sezione del transatlantico Conte Biancamano. La nave scuola Ebe, varata nel 1921, fu da principio usata per il commercio nel Mediterraneo. Nel 1952 venne trasformata dalla Marina Militare Italiana in nave scuola per nocchieri. Messa in disarmo nel 1958, fu smontata e trasportata a Milano, dove era in arrivo anche una sezione del transatlantico Conte Biancamano. Costruito nel 1925 e destinato alle rotte verso il Nord America,
fu dotato di ogni comfort per soddisfare una clientela di lusso. Il padiglione aeronavale fu letteralmente costruito intorno a questi due imponenti reperti. Una delle esperienze più affascinanti offerte dal museo è la visita al sottomarino Toti, il primo sottomarino costruito in Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Dopo aver attraversato la sala macchine, che ospita il motore elettrico di propulsione e due motori diesel, e dopo aver visto il locale radio e quello sonar, arriviamo nel cuore del sottomarino. Da questo momento stiamo entrando nella vera e propria camera di manovra. Vedremo che tutti gli ufficiali di bordo operano in questo spazio. Di fronte a me c'è la postazione del cartografo che stabilisce un po' la rotta. Abbiamo la postazione delle camere d'assetto del battello. Qui invece abbiamo uno degli oggetti più particolari del nostro sottomarino, è il periscopio. È addirittura il simbolo stesso del sottomarino. In realtà serve solo quando il battello è in immersione, quindi è fuori dall'acqua. È uno strumento anche abbastanza duro da utilizzare, bisogna in qualche modo avere quasi la tecnica. Ma quando si è invece in immersione, cioè per buona parte del servizio di un sottomarino, dove sta il periscopio? Il periscopio viene richiuso e abbassato in un apposito pozzo, in modo che non dia fastidio durante la navigazione. Accanto alle sezioni espositive, un ruolo fondamentale nella formazione è affidato ai laboratori didattici. I concetti base su cui si fondano sono toccare con mano, sperimentare e dialogare per comprendere. Mangiare è un'azione quotidiana, ma molto raramente ci si sofferma sugli aspetti scientifici legati al cibo. Ecco dunque che il laboratorio sull'alimentazione si ripropone di costruire comprensione e consapevolezza coinvolgendo i visitatori in esperimenti con ingredienti che si trovano comunemente in cucina. Se mangiare è un'azione comune, estrarre il DNA da una cellula del proprio corpo non è cosa di tutti i giorni. Avreste mai pensato di poter programmare un robot per una missione su Marte? Qui potete cimentarvi in questa impresa. L'esperimento davvero innovativo è quello di portare all'interno del museo un vero e proprio laboratorio di nanotecnologie. Qui i ricercatori dell'Università di Milano stanno studiando come sfruttare le proprietà dei materiali nanostrutturati e gli utenti del museo possono osservare il loro lavoro e fare delle domande direttamente agli scienziati. Buongiorno. Ciao. Volevo sapere, ma le applicazioni degli studi che fate qua dentro, quali sono? Noi ci occupiamo in particolare di studiare quelle che sono le proprietà chimico-fisiche dei materiali nanostrutturati. In particolare ci occupiamo di quelle interessanti per l'ambito energetico, dell'energia. E le applicazioni che andiamo ad indagare sono due: da una parte materiali che sono in grado di produrre energia per esempio dalla luce del sole, quindi che possono essere interessanti per pannelli fotovoltaici di nuova generazione. L'altra applicazione invece sulla quale stiamo studiando è quella di materiali capaci di immagazzinare energia nel tempo. I dispositivi del quale ci occupiamo, ovviamente noi facciamo prototipi, sono supercapacitori e sono oggetti già utilizzati per esempio su treni ad alta velocità. Ma tipo batterie, per avere idea? Tipo batterie, esattamente, okay. Però sono capaci di dare un'energia molto alta in un tempo molto breve. La dimensione moderna, l'impegno nella diffusione e nell'implementazione delle conoscenze scientifiche, la scelta di un'educazione informale che favorisca la sperimentazione diretta, non fa dimenticare che un ruolo fondamentale nel tramandare la conoscenza lo ha la conservazione del patrimonio storico, scientifico e tecnologico. Per questo al Museo Leonardo da Vinci i due aspetti, quello della sperimentazione diretta e quello della conservazione, sono strettamente integrati. Nel corso degli anni il museo ha raccolto 14.000 oggetti,
Una volta arrivati qui, dopo la catalogazione, la pulitura e l'eventuale restauro, gli oggetti sono conservati nei depositi del museo per essere poi studiati ed esposti. Nella sua funzione di raccolta di oggetti e di divulgazione delle conoscenze tecnologiche e scientifiche, il museo non dimentica che il sapere passa anche dai libri. Per questo vanta una biblioteca di circa 45.000 unità tra volumi e opuscoli, in cui è analizzata la storia della scienza, della tecnica e dell'industria. Accanto ai lavori più recenti si conservano qui 175 centine. L'emeroteca comprende oltre 700 testate, tra cui una ventina correnti. Se il sapere racchiuso nei libri non è punto di arrivo, è certamente punto di partenza per l'esplorazione degli oggetti e dei fenomeni.